Valorizzare i talenti e offrire loro opportunità per un futuro migliore è da sempre una delle priorità di Samsung ed è per questo che promuoviamo progetti di formazione evoluta e in linea con i nuovi trend di mercato. Dalla collaborazione tra Samsung Italia e l'Università Ca' Foscari nasce a Venezia il primo master italiano in Digital Humanities, volto a preservare il patrimonio artistico italiano, valorizzando le tecniche di documentazione e fruizione dell'arte. Quello che a noi serve è la creatività, l'idea, trovare delle applicazioni da quelle più semplici, banali, magari per bambini, eccetera, a quelle più complesse e più complicate per studiosi che vogliono approfondire determinati aspetti. Il nostro intento non è quello di andare a formare dei tecnologi, ma aiutare questi ragazzi tramite l'ausilio della tecnologia a reinventare il modo di comunicare il patrimonio artistico. Il Master si propone di formare i primi data scientist, una nuova figura professionale indispensabile perché in grado di analizzare e interpretare dati in ambito culturale e artistico. Il Master consentirà agli studenti di fare esperienze all'interno di realtà museali e culturali, avviando preziose sinergie per la valorizzazione dei beni culturali e l'innovazione delle tecniche di documentazione e fruizione. Grazie alla collaborazione con il MIP Politecnico di Milano è nata la Samsung App Academy, dove giovani talenti italiani hanno acquisito competenze specifiche per lo sviluppo di applicazioni mobili. Alla fine del corso siamo riusciti a sviluppare da zero un'applicazione. Abbiamo imparato, grazie ai device messi a disposizione da Samsung, a vedere cosa veniva scritto nel codice e cosa poteva essere realizzato dopo. L'iniziativa si pone l'obiettivo di offrire conoscenze e strumenti allineati alle tendenze dell'economia digitale e di favorire opportunità lavorative in linea con gli ultimi sviluppi tecnologici e le richieste del mercato del lavoro. Samsung continua a stimolare i giovani a mettersi in gioco per partecipare in prima persona alla creazione del loro futuro, sostenendo così il progresso del nostro paese.